Nelle puntate in onda in autunno, Ursula Di Centa rivelerà l'esistenza della figlia Blanca, chiusa in manicomio. Nelle puntate della telenovela spagnola Una vita che andranno in onda in autunno su Canale 5, assisteremo ad una confessione inaspettata da parte di Ursula Di Centa. L'ex governante di Cayetana sarà costretta infatti a rivelare al commissario Mendes di avere una figlia, Blanca, tenuta sino ad oggi chiusa in manicomio e lontano da Acacias 38. Un nuovo ingresso quindi nelle prossime puntate della soap opera scritta da Aurora Guerra, che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato alle 14:10 su Canale 5. Ursula costretta a rivelare il suo segreto, ha una figlia, Blanca. Nelle puntate in onda in questi giorni, vediamo Ursula Di Centa sequestrata e torturata dalla perfida Cayetana, in un secondo tempo l'ex istitutrice riuscirà ad ottenere la libertà, ma si vedrà costretta a rivelare un importante segreto alla polizia per non essere accusata della morte del piccolo Tirso. Cayetana infatti aveva dichiarato al commissario Mendes che la Di Centa era stata l'ultima persona ad aver fatto visita al bambino in collegio. Ursula, per dimostrare la sua innocenza, confesserà che il giorno della morte di Tirso si trovava in manicomio a trovare sua figlia. La ragazza di nome Blanca, interrogata dalla polizia, anche se insofferente alla sua condizione di reclusa nell'istituto, confermerà la versione della madre che verrà quindi scagionata dall'accusa di aver provocato la morte di Tirso. Sarà così che il nuovo personaggio di Blanca farà il suo ingresso ad Acacias 38 nelle puntate autunnali della soap iberica. Anticipazione Una vita, Blanca segregata in manicomio verrà liberata da Samuel. Le puntate autunnali della telenovela iberica Una vita saranno ricche di colpi di scena e vedranno Ursula Di Centa grande protagonista delle vicende che riguardano gli abitanti di Calle Acacias. Dopo la rivelazione di essere madre, Ursula dovrà affrontare anche l'arrivo ad Acacias 38 della figlia, che verrà liberata dall'istituto dal figlio di Jaime Alday, il giovane Samuel. Il ragazzo, innamorato di Blanca, una volta scoperto che la sua amata è rinchiusa in manicomio la porterà a casa sua e cercherà di far capire al padre, in procinto di sposare Ursula, quanto la Di Centa non sia affatto una brava persona. Dunque, intrighi e colpi di scena assicurati nelle puntate autunnali di Una vita che come sempre ci terranno compagnia dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana di Canale 5.